Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi non parleremo di un'edizione in particolare, bensì questo video sarà una sorta di guida tra le varie edizioni italiane uscite dal 98 ai giorni nostri, così che possiamo dare quali sono le differenze tra le varie edizioni e perché no, magari aiutarvi a scegliere quale di queste edizioni aggiungere alla vostra collezione. Sia che siete appassionati del mago più famoso del mondo, sia che possa essere la prima volta che vi approcciate alla lettura di Harry Potter, potreste pensare: quante edizioni esistono? Quale devo scegliere? E soprattutto, in quale trovo la vecchia traduzione e in quale quella nuova? Mettiamo un po' di chiarezza su tutte le edizioni italiane della saga di Harry Potter. Quando sono uscite? Quali sono le caratteristiche principali? Eccetera, eccetera. Negli anni c'è stato un importante cambiamento che ha contraddistinto la storia delle edizioni di libri di Harry Potter: la traduzione. Dal 2011, infatti, abbiamo avuto un cambiamento radicale. Siamo passati dalla prima traduzione di Marina Astrologo e Beatrice Masini a quella, ahimè, nuova del curatore Stefano Bartezaghi, il quale si è impegnato a dare alla luce un testo più vicino all'edizione originale. Da qui troveremo che quasi tutti i nomi dei personaggi vengono riportati ai nomi originali. E già qui la cosa non mi piace tanto, perché è un lavoro fatto a metà. Per citarne qualcuno, troveremo la professoressa McGranitt, che noi conoscevamo come la professoressa McGranitt, che verrà cambiata in McGonagall, o il capitano della squadra di Quidditch dei Grifondoro, Oliver Baston, verrà tradotto con Oliver Wood. Pix, il dispettoso, che diventa Peeves, o il famosissimo Gazza con Mrs. Purr, che torna ad essere Filch insieme al suo gatto Miss Norris. Il tutto resta un lavoro incompleto perché, mentre vengono tradotti tutti o quasi tutti i nomi dei professori, due nomi restano sempre uguali. Piton non viene tradotto, o resta sempre quello della prima traduzione, e il professore Silente che non viene cambiato. Io concordo pienamente con il riportare nella nuova traduzione tutti i nomi originali, ma il lavoro deve essere svolto in maniera completa. O vengono tradotti tutti, e quindi tradurre anche Piton con Snape e Silente con Dumbledore, oppure lasciarli con i nomi che conosciamo nella nostra prima traduzione italiana. Non vengono cambiati però solo i nomi dei personaggi, ma anche i nomi dei negozi come Magia Sinister, che diventa Birkin & Burke, il famosissimo Platano Picchiatore che viene modificato in Salice Schiaffeggiante, e finalmente, cosa che apprezzo tantissimo, viene introdotta la nuova traduzione di Mudblood, Cod Sangue Marcio. Infatti, nella vecchia traduzione, sia Halfblood che Mudblood venivano tradotti con un'unica parola, ossia mezzo sangue. Con la nuova traduzione e il riadattamento, la parola Mudblood prende il significato di sangue marcio. L'unico adattamento imperdonabile probabilmente è quello relativo alla casa Hufflepuff, tasso rosso nella prima traduzione, che ora viene tradotto con tasso frasso. In questo modo è l'unica casa a non avere più un colore, ma soprattutto è anche l'unica casa che ha cambiato nome. In molte traduzioni, come quella spagnola, i nomi delle case vengono lasciati come in originale, quindi avremo Gryffindor, avremo Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw. In italiano le case vengono tradotte con dei colori. Quindi qual è il senso di cambiare tasso rosso in tasso frasso? Sarebbe stato meglio dare il nome tasso giallo, visto il colore del loro stemma. Detto ciò, per conoscere se un libro contiene la vecchia traduzione o la nuova traduzione, bisogna conoscere la data di stampa. Tutti i volumi pubblicati prima del 2011 contengono la vecchia traduzione. Ora tutti vi chiederete: è possibile recuperare dei libri nuovi con la vecchia traduzione? La risposta è no. La vecchia traduzione si trova solo nella prima edizione di Harry Potter edita Salani, che non è in stampa. Quindi, per poter recuperare una vecchia traduzione, ci si deve rifare all'usato, con il rischio di non trovare sempre dei libri in perfette condizioni. E inoltre, con il valore sempre in crescita di questa saga, a dover spendere delle cifre abbastanza elevate. Dopo questa introduzione, cambiamo inquadratura e vediamo nel dettaglio tutto ciò che abbiamo detto. La prima stampa della prima edizione della saga di Harry Potter è datata maggio 1998.
anno in cui uscì La pietra filosofale. Questa edizione del libro è molto particolare ed è stata quasi subito modificata dalla casa editrice. Sulla copertina, infatti, compariva il nome della Rowling per intero, diversamente da quanto richiesto dalla scrittrice. Troviamo inoltre un font per il titolo un po' all'antica e l'illustrazione di Harry accanto all'ormai iconico topo senza occhiali. Poco dopo, tra il 99 e il 2000, Salani sistemò questi piccoli errori e così uscirono i primi tre volumi della saga con l'indicazione dell'autrice come J.K. Rowling. Un nuovo font per il titolo e Harry con i suoi occhiali che tutti noi conosciamo. In questa edizione troviamo alcune particolarità della traduzione, ad esempio Corvo Nero viene indicato come Pecora Nera. Vi faccio vedere. Eccolo qui. Queste primissime stampe si riconoscono anche per il fatto che i libri sul dorso non presentano la numerazione, quindi 1, 2, 3 o primo, secondo e terzo anno. Questi libri sono difficili da reperire, soprattutto in ottime condizioni, e se si trovano il prezzo è molto elevato. A partire dal 2001, anno in cui uscì Il Calice di Fuoco, le copertine di questa edizione di Harry Potter subirono un'ulteriore modifica, visibile e riconoscibile nel font del titolo. È lo stesso della saga cinematografica. È nell'introduzione della numerazione dei libri indicati come anno sul dorso della copertina. In questo caso il numero 4. Vengono così ristampati anche il numero 1, numero 2 e numero 3 e vengono inseriti gli anni sul dorso di ogni libro. Oltre al fatto che viene modificato o corretto il nome da Pecora Nera a Corvo Nero. Ed ecco la prima edizione al completo con tutti i 7 volumi. Nel 2007 venne realizzata una ristampa particolare di questa prima edizione, da molti ricordata come quella del motto di Hogwarts. Questo perché il dorso delle copertine dei libri forma la frase latina Drago dormiens nunquam titillandus, ossia non stuzzicare o non disturbare il drago che dorme. Il motto della scuola inglese di magia e stregoneria. Purtroppo non riesco a mostrarvi il motto al completo, poiché mancano i numeri 2, 3 e 4, che non sono ancora presenti, devo andarli a recuperare a casa in Italia. Questa è una delle edizioni più ricercate dai collezionisti, molto difficile da trovare. Se si trova in buone condizioni, il prezzo è davvero elevato. E come la prima edizione, questa edizione contiene la prima o vecchia traduzione italiana. Attenzione adesso, da questo momento in poi tutto ciò che vedremo contiene la nuova traduzione. Cominciando dalla prima edizione stampata con la nuova traduzione, che vi lascio qui in foto poiché non è presente nella mia libreria, ovvero una traduzione in formato tascabile, quindi con copertina morbida. Siccome sapete che non sono un fan delle copertine morbide, non ho mai deciso di comprarla. Questa edizione, pubblicata nel 2011 da Salani, non è un'esclusiva appunto dell'editore italiano, ma viene ripresa dall'edizione edita Bloomsbury, pubblicata nel 2010. Nel 2013, in occasione dei 15 anni dell'uscita della Pietra Filosofale, venne pubblicata una delle edizioni più famose della saga letteraria di Harry Potter, l'edizione Castello. Il nome si riferisce al fatto che i libri posizionati uno di seguito all'altro formano il profilo di Hogwarts. Si tratta di una delle edizioni con la copertina più apprezzata dai fan e che potete trovare un po' ovunque sulla rete. Nonostante la popolarità, questa edizione non è più facilmente reperibile, in particolar modo i primi 4 volumi della saga che attualmente potete trovare soltanto usati. Questa edizione non è un'esclusiva Salani, ma viene ripresa dall'edizione edita Scholastic e pubblicata in America. L'edizione Castello è una delle più ambite e ricercate dai collezionisti. Il prezzo è veramente elevato, soprattutto se si cerca di trovare completa di cofanetto. Nel 2014 fa la sua comparsa una delle edizioni meno fortunate di Harry Potter, ossia quella con le illustrazioni realizzate da Ian Van Lanen. Forse proprio la particolarità delle copertine l'ha resa un'edizione difficilmente riconoscibile e poco famosa. Anche questa edizione non è un'esclusiva Salani, però.
che in questa occasione si rifà alla prima edizione olandese. Questa edizione al momento gira molto tra l'usato e possiamo dire che non è tra le più amate tra le edizioni italiane. Come le altre, anche questa contiene la nuova traduzione. Nel 2015 Salani pubblica il primo volume della edizione illustrata realizzata da Jim Kay di Harry Potter e la pietra filosofale. Questa edizione contiene il testo della nuova traduzione dei libri incastonata in una serie di bellissime tavole che rappresentano visivamente le avventure di Harry, Ron ed Hermione. Di questa edizione sono disponibili i primi 4 titoli della saga, il quinto dovrebbe uscire nel 2022, speriamo. Questa è sicuramente un'edizione dedicata e consigliata principalmente ai collezionisti, poiché è veramente complicato poterla leggere per via del formato. Al momento tutti e 4 volumi si dovrebbero riuscire a trovare e se collezionate Harry Potter non può di certo mancare nella vostra libreria. Oltre all'edizione con copertina rigida, Salani pubblica anche la stessa versione in copertina morbida, che è leggermente più piccola, quindi più comoda da leggere, ma ovviamente manca di alcune splendide tavole realizzate da Jim Kay. Il 2018 segna l'anno dei festeggiamenti del 20° anniversario della prima pubblicazione della pietra filosofale. Non potevamo trascurare in questa guida le edizioni italiane di Harry Potter anche questa. Salani, per questa occasione, fa uscire ben 2 nuove edizioni di Harry Potter. La prima riprende le veste grafiche della prima edizione. La seconda si caratterizza per delle copertine in bianco e nero. Anche in questo caso, l'edizione realizzata da Brian Selznick non è un'esclusiva Salani, riprendendo ancora una volta l'edizione edita da Scholastic. Spesso questi libri hanno il bollino dorato ufficiale che li identifica come edizione speciale per i 20 anni, ma potreste anche trovare libri che non presentano il bollino. Non fatevi ingannare dalla copertina, anche in mancanza del bollino l'edizione ventennale ha la nuova traduzione. Ultimamente queste 2 edizioni si trovano sempre meno in libreria e anche in questo caso ci si deve rifare all'usato. Questa guida alle edizioni di Harry Potter non è ancora finita. Nel 2020 esce la nuova edizione dei libri di Harry Potter, con le copertine di Johnny Dadol, un'edizione presente sia in copertina rigida che flessibile e con delle illustrazioni che hanno riscosso un discreto successo anche tra i più fervidi appassionati dell'universo di Harry Potter. In questo caso Salani si rifà all'edizione edita Bloomsbury, cambiandone però il font. La vera particolarità di questa edizione è che sono stati aggiunti alcuni nuovi contenuti che non erano presenti nei libri precedenti, in particolare la mappa di Hogwarts all'inizio del libro, un glossario e un approfondimento sui fondatori di Hogwarts. Questa edizione è perfettamente reperibile in libreria, ha un prezzo molto contenuto e mi sento di consigliarla a tutti coloro che leggono per la prima volta Harry Potter. Le illustrazioni la rendono un'edizione molto piacevole e i contenuti aggiuntivi sono un perfetto approfondimento per chi entra nel mondo letterario della Rowling per la prima volta. Lascio il link in descrizione qualora vogliate acquistarla. E arriviamo così ai giorni nostri. Salani nel 2021 decide di pubblicare una nuova edizione completamente rinnovata e, per quanto mi riguarda, la più brutta edizione mai realizzata. Questa edizione è un'opera di un architetto, Michele De Lucchi, e dell'illustratore Andreas Rocha. Credo sia la più brutta perché non vi è nulla di nuovo, anzi, Salani decide di prendere i libri dell'edizione Castello e semplicemente aggiungere una sovraccoperta. Peraltro, con delle illustrazioni che hanno ben poco a che vedere con il mondo di Harry Potter, distruggendo inoltre quanto di buono era stato fatto nell'edizione precedente, ossia l'edizione 2020. In questa nuova edizione, infatti, vengono rimossi mappa, glossario e contenuti extra. Cosa dire? Disastro totale. Ed eccoci tornati. Spero che la guida sia stata di vostro gradimento e soprattutto vi sia di aiuto per un futuro acquisto di qualche edizione di Harry Potter. Io vorrei lasciarvi qualche domanda. La prima, quale edizione preferite? La seconda, quale edizione è presente nella vostra libreria? Come sempre, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate e iscrivetevi al canale. Ricordatevi come sempre che faccio parte del programma di affiliazione Amazon, lascio il link sotto in descrizione. E se ancora non mi seguite,
fatelo su Instagram alla pagina The Potter Book 85. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Fino ad allora, fatto il misfatto.